Cari amici, bentrovati in questo ultimo video. Come sempre, non posso non assecondare le vostre richieste. Vi ringrazio, come sempre, per il supporto, per il feedback che mi date nei miei video. In questo video non posso che salutare e ringraziare il caro Luca che mi aveva chiesto: ma quando un video dei Pooh? Ragazzi, tema difficilissimo. Band che definire una band è assolutamente riduttiva per la genialità dei quattro musicisti, di cui tra poco vi parlerò del talento assoluto di questi quattro musicisti che hanno composto questa band semplicemente leggendaria, semplicemente unica, semplicemente inimitabile. Pensate, i Pooh si sono formati a Bologna nel 1966, hanno più di 50 anni di carriera musicale. È l'unica band in Italia ad aver vinto più di 100 milioni di dischi, record assoluto, record irripetibile, record inimitabile. Pensate, nella formazione 32 anni di 50 che vi ho detto, in formazione stabile, dei quattro protagonisti che tra poco andremo a conoscere. Racchiudere in un video la loro psicologia, la loro musica è praticamente impossibile. Dovremmo stare qui più di 2 ore. E allora vediamo un po' perché i Pooh sono, a mio modesto parere, semplicemente indimenticabili, semplicemente leggendari, perché ad oggi vanno ascoltati, studiati e capiti. Vediamo da dove nasce il loro successo. Innanzitutto da un'alchimia perfetta, sia dei quattro talentuosissimi musicisti, ma soprattutto da una scelta ben ponderata, ovvero quello di unire il pop, il commerciale, con canzoni, con tormentoni senza tempo, piccola Katie su tutti, che non so quante volte ho suonato, ma soprattutto andate sulla pagina Facebook, sulla mia pagina Facebook, nel vedere come piccola Katie l'ho suonata con il mitico signor Domenico, vecchietto con Alzheimer, e anche se non ricordava più il nome dei propri figli. Andate a vedere, ragazzi, è un video emozionantissimo quando riesce a cantare perfettamente piccola Katie. Significato e valore, no, della musica anche quando una canzone va oltre il semplice intrattenimento. I Pooh riescono a fare questo. Dammi solo un minuto, pensiamo ad un altro capolavoro senza tempo. E anche se questi tormentoni, appunto, sono palesemente dei motivi commerciali, le loro strutture ritmiche, armoniche, melodiche sono sempre davvero ben studiate, ben collaudate e mai così banali. Pooh dunque che riescono a coniugare l'alchimia tra il pop, tra il commerciale e la loro anima, la loro natura rock, questo rock sinfonico unico e inimitabile, ma soprattutto il loro mood di concepire la musica che rispecchia il mondo del prog, del progressive, appunto del rock sinfonico, e questo ha permesso di creare questa alchimia unica, inimitabile e soprattutto leggendaria per quella che è la storia della musica italiana. In un vecchio video dei Maneskin ho spiegato come noi siamo tanto esterofili, no? Vediamo nella musica americana come la più grande, inimitabile, le leggende del rock come i Pink Floyd, le Zeppelin, eccetera, eccetera. Assolutamente, sono gruppi con i quali anch'io sono cresciuti. Ragazzi, ma vi assicuro che i Pooh non hanno nulla da invidiare ai mostri sacri della musica mondiale. Partiamo dunque da chi sono i Pooh, da questi strumentisti eccezionali, quattro talentuosi musicisti davvero fin nel loro midollo. Ovviamente alla chitarra l'inimitabile Do di Battaglia è qualcosa di mostruoso, il David Gilmour italiano, che spazia da un genere all'altro, dal jazz al rock, il suo tocco unico, il suo vigore unico, la sua mano, la sua energia, il suo tocco chitarristico che si riconoscerebbe tra mille, come
non ascoltare i suoi assoli e rimanere assolutamente deliziati da questo talento puro della musica italiana, no? È capace poi di spaziare, che è una capacità unica dei Pooh, anche nella stessa canzone, lo vedremo tra poco, da un genere all'altro. Ragazzi, su Do di Battaglia però non posso non consigliarvi il video del mio grandissimo amico Rambleo. Ha fatto un video, ve lo lascio qui sotto nella descrizione, sugli assoli più belli di Do di Battaglia. Assolutamente consigliato, se non siete iscritti al canale di Rambleo, fatelo subito, ovviamente, ovviamente anche al mio se sei nuovo qui. Dal chitarrista unico e dal talento di Dodi, passiamo alle tastiere, passiamo a Roby Facchinetti. Ragazzi, quando io spiego ai miei allievi del corso di musicoterapia che cos'è la musica, faccio vedere la foto e i video di Roby Facchinetti alla tastiera, l'emblema del flow musicale, dell'unione, della fusione tra uomo e musica. Diventare letteralmente immersi nella musica, lasciarsi pervadere dal potere della musica. E Roby riesce a farlo tra mille tastiere, mille effetti, mille tonalità, mille vocalità. Il suo tono di voce è ovviamente unico ed inconfondibile, e anche lui mostra una capacità, una flessibilità, una capacità di spaziare dal classica al pop al rock, e il suo suono alle tastiere diventa ovviamente inconfondibile. Loro due sono per me ovviamente inconfondibili, ma anche gli altri due membri della band, come il povero ovviamente Stefano Dorazio, portatoci via dal Covid di recente, forse credo nel 2021-2022, e ovviamente anche Red Canzian, talenti mostruosi ed inimitabili, e soprattutto la loro anima rock si fonde perfettamente, andando a creare un'alchimia perfetta nel talento di questi quattro musicisti. I Pooh rappresentano anche un concetto interessantissimo, come l'unione, la somma delle parti, il risultato finale del gruppo, dell'alchimia perfetta, ha un valore maggiore della somma delle singole parti. Probabilmente questi quattro musicisti, presi singolarmente, sì, sono talentuosissimi, bravissimi, ma l'alchimia che costruiscono tra di loro è qualcosa di unico e irripetibile. Come detto prima, parlare dei Pooh probabilmente non mi basterebbe neanche una giornata. Parlare della loro musica, della loro carriera è ovviamente un compito arduo. E allora concludo con tre canzoni che non sono le più belle, le più sofisticate, le più famose, le più conosciute, ma sono le tre canzoni che io scelgo che secondo me rappresentano davvero l'essenza dei Pooh, ma soprattutto la loro eredità, il messaggio che è la psicologia ovviamente, che evocano attraverso la loro genialità e la loro musica. Prima canzone, parliamo di Pierre del 1976. Questa è una canzone che parla dell'amore, della libertà, dell'omosessualità. I protagonisti sono appunto due giovani omosessuali che si amano. E voi mi direte, vabbè, dove c'è la novità? Siamo abituati ad affrontare ormai questo tema. Sì, cari amici, nel 2023, non certo nel 1976, quando la libertà era un tabù, l'omosessualità era un tabù, l'omosessualità veniva considerata una malattia, pensate un po'. Si viveva in una società con una mentalità chiusa, rigida, determinata in certi tipi e in certi canoni. Se uscivi da questi canoni, ovviamente non eri adatto per la società. I Pooh gridano, compongono questo inno dove vince l'amore, vince la libertà, vince l'amore in tutte le sue forme, in tutti questi modi. Pensate il coraggio di affrontare quindi questa mentalità rigida, chiusa, mentalità ovviamente assolutamente disfunzionale. Altra canzone che sento di scegliere, per me rappresenta tantissimo i Pooh,
il primo giorno di libertà, sempre del 1976, sempre di un album incredibile, Pullover. Il primo giorno di libertà, che parla della difficoltà del reinserimento in società, per lo appunto, di un ex detenuto. Ragazzi, io non sono un musicista professionista, provo a parlare di musica perché per me è la mia passione più grande. Ho inglobato la musica nella mia attività lavorativa di psicologo, di psicoterapeuta, e sono il responsabile di una comunità di tossicodipendenti. I Pooh negli anni 70 parlano dell'importanza di reinserire persone che hanno sbagliato, di persone che hanno vissuto il carcere, dunque una condanna, hanno pagato i propri conti con la giustizia. Questo apre un tema importantissimo sull'importanza della rieducazione, reinserimento in società, sul reinserimento lavorativo, che pensate è ad oggi uno dei programmi più importanti in una comunità terapeutica, sul quindi reinvestire sulle capacità di un ragazzo che ha pagato i conti con la giustizia, con la propria giustizia. Questo permetterà di avere enormi vantaggi sia a livello sociale ma sia in termini di risparmio per tutti noi. Semplicemente punire o tenere chiusi in carcere in comunità delle persone che hanno sbagliato non è utile, non serve. Certo, la giustizia ci deve essere, la certezza di una pena, anche questo è un altro grandissimo tema e problema in Italia, ma soprattutto di meno importanza è quello del reinserimento in società, reinserire, reinsegnare alla libertà, al giusto lavoro e ai giusti valori. I Pooh fanno questo inno negli anni 70, pensate un po' come erano avanti negli anni, nella loro mentalità, ma soprattutto nei loro valori. Ultimo capolavoro, parliamo del 73, torniamo un po' indietro negli anni, Parsifal, 10 minuti di immersione più totale nella musica dei Pooh, nella loro eredità, nella loro genialità. In questi 10 minuti inizialmente ci coccola il pianoforte di Robbie, e il protagonista di questa canzone, definire canzone ovviamente è del tutto riduttivo, questo protagonista, possiamo classificarlo il classico protagonista, no, wagneriano, che immola la propria esistenza per redimere, nel tentativo di redimere tutta l'umanità. Ragazzi, tema che ha esplorato anche David Bowie, uno degli ultimi miei video, andatevelo a rivedere per favore se non l'avete visto o l'avete perso. Tema che riguarda tutta l'umanità, che i Pooh provano a lanciarci, provano a lasciarci questo messaggio dell'importanza, no, della redenzione, di capire i propri errori, i propri fallimenti per poi raggiungere un fine ben più nobile. E la musica fa da padrona in questi 10 minuti, divisi praticamente in due tempi. Dicevo prima, questa non è una canzone, è un brano, è un'opera quasi lirica, è un'opera paragonabile alle opere liriche che vediamo in teatro, e abbiamo qui uno degli assoli più belli di Do di Battaglia, paragonabile anche al Comfortably Numb dei Pink Floyd. È qualcosa di assolutamente da esplorare e da vivere con questa esperienza nella musica. Abbiamo delle movenze iniziali, no, come vi dicevo, del pianoforte che ci culla per poi esplodere in larghi squarci sinfonici, stacchi quasi eroici, degna di una marcia di Giuseppe Verdi, degna appunto di un'opera teatrale, per poi esplodere nell'energia del rock più puro. È uno dei componimenti, possiamo dirlo ad alta voce, più belli sicuramente della storia della musica italiana.
Cari amici, che dirvi? Spero che questo lungo video sui Pooh vi abbia dato degli input assolutamente nuovi, dei tagli che piace dare a me nella rubrica Musica in mente e appunto la psicologia e la musica dei più grandi compositori della musica italiana e internazionale. Ovviamente non ti dimenticare di scrivermi qui giù nei commenti cosa ne pensi, quali sono le tue canzoni terapeutiche dei Pooh e ovviamente il motivo. Noi ci vediamo al prossimo video.